Filadelfia nasce la prima nuova biblioteca della città metropolitana grazie al finanziamento della regione. È un'idea della regione, nel senso che abbiamo spinto tutti i comuni pugliesi a presentare questi progetti per costruire non solo delle biblioteche comunali, ma qualche cosa di più. Sono dei luoghi interconnessi, multimediali, dove è possibile vedere film, consultare computer, internet e soprattutto stare insieme mentre si fa cultura. Sono delle sale in cui la comunità si può riunire e devo dire che ad Adelphia sono stati bravissimi, velocissimi. Complimenti all'architetto, complimenti alla giunta e al sindaco per come hanno gestito con efficienza e rapidità questi lavori, perché in questo modo hanno subito utilizzato bene il denaro che gli avevamo messo a disposizione. A proposito di denaro, un bel finanziamento. In tutta la Puglia noi abbiamo finanziato più di 100 milioni, 120 milioni di euro dedicati alle community library. È un investimento in cultura poderoso che devo dire, del quale sono particolarmente orgoglioso, perché i diritti di cittadinanza, i cittadini sono più liberi se continuano ad apprendere, se apprendono, se fanno della cultura il loro punto di riferimento quotidiano. Dal paventato spostamento a Canneto a questa nuova apertura, una nuova vita per questa biblioteca. Beh, il paventato spostamento non era mai stato deciso, erano solo le solite voci di chi è contrario a far crescere il nostro paese. In realtà noi dai primi momenti abbiamo subito lavorato per cercare di intercettare i bandi regionali che ci avrebbero consentito poi di ristrutturare e riqualificare questa biblioteca. Avete visto, è uscita una cosa splendida e meravigliosa. Speriamo che, come mi auguravo insieme al Presidente Emiliano, mi auguro che questo diventi un centro non soltanto per i giovani, ma un centro proprio per tutto il paese, anziani, giovani, che sia una cosa trasversale, perché tu, insomma, lo puoi testimoniare, una cosa bellissima. Grazie mille. Grazie a te.